Natale 2016 a San Giorgio, nato sotto un buon auspicio, con la collaborazione di varie associazioni, enti e privati cittadini. Quali sono le manifestazioni che state organizzando? Hai detto bene, Cristina, è un Natale che sta partendo bene. Sta partendo bene perché ci siamo messi insieme. Ci siamo messi insieme tutti quanti per cercare di fare qualcosa per San Giorgio, quindi c'è l'Auser, c'è la Prologo, c'è l'Alternativa, ci sono le mamme di Trullallero. E praticamente abbiamo fatto l'albero di Natale ecologico, che è fatto con 650 piatti, il presepe che abbiamo realizzato grazie alla Conad che ci ha dato la possibilità di utilizzare i locali, e poi delle attività natalizie. Grande importanza ha questo mercatino di Natale che in tutte le città si fa. E per noi sta nascendo adesso, ma l'obiettivo è che questo mercatino cresce perché può promuovere i prodotti tipici e poi può creare anche un indotto per la comunità. Tutte queste manifestazioni poi culminano nelle manifestazioni finali, che sono quelle del 22 e del 23, quando faremo il presepe vivente. Presepe vivente che poi ne parlerà meglio Filippo Puglia dell'Alternativa, che si riprende dopo tanti anni e per questa comunità ha un'importanza storica. Franca Sidodi, presidente dell'associazione Auser, possiamo dire che è stata la promotrice per la rinascita del presepe vivente, ma anche di altre piccole manifestazioni in questo Natale di San Giorgio. Sì, diciamo che è stata un'idea, però se non avremmo messo le gambe sotto, questa idea non sarebbe andata oltre. Questo lo diciamo, dobbiamo dire grazie all'Alternativa, che praticamente ha custodito, diciamo, questo tesoro che era appunto il presepe vivente, che è stato realizzato la prima volta nel 79. E dopo si è fermato per 9 anni, l'ultima volta è stato realizzato nel 2007, e diciamo che l'anno scorso mi è venuta proprio la voglia, non un'idea, ma proprio la voglia di rifarlo, perché ritengo che il presepe vivente di San Giorgio è una tradizione che ci appartiene. Prima di pensare a fare tante altre cose, penso che dobbiamo riprendere in mano le nostre tradizioni. E la cosa bella è stata che subito, parlando appunto col gruppo, diciamo con quello che è rimasto del gruppo dell'Alternativa, perché purtroppo alcuni non ci sono più, abbiamo pensato che comunque sul territorio esiste un'altra associazione importante, che è la Prologo, e non c'è cosa più bella che tutta assieme, diciamo, cercare di realizzare soprattutto il presepe vivente, che era la cosa più importante. E attorno a questo poi abbiamo cercato di creare altre attività, altre, tipo per esempio questa della Prologo stasera, e poi anche le casette, il mercatino di Natale, coinvolgendo soprattutto i commercianti di San Giorgio anche, che è importante questo qui. E poi sono stati divisi in due dall'8, in due periodi, dall'8 al 16 con artigianato e dal 16 al 23 con prodotti tipici. Infatti pensiamo, insomma, stiamo organizzando anche il 22 e 23, che sono le due serate del presepe, di fare due serate di degustazioni. È la prima volta, diciamo, che si realizzano questi mercatini qui a San Giorgio. Io mi auguro che comunque sia la prima di tante volte, e che l'anno prossimo potremmo realizzarlo in un altro, diciamo, più grande. Sono felice comunque che siamo riusciti a fare tutto questo assieme e che possiamo continuare a farlo, come ha detto Calogero. Filippo Puglia, portavoce dell'Associazione Culturale L'Alternativa, che sta curando, diciamo, tutti gli aspetti scenici, grafici della manifestazione. Parlaci un po' di quello che succederà il 22 e il 23 dicembre a San Giorgio. Allora, intanto bisogna dire che il presepe vivente non è il classico presepe vivente che noi andiamo a vedere un po' ovunque in giro, cioè il presepe tradizionale con le casette, con i mestieri, che il visitatore può entrare e interagire con tutte le scene. Il presepe vivente dell'Alternativa, che è stato ideato nel 1979, è uno dei più antichi della Sicilia e anche dell'Italia, credo. È uno spettacolo teatrale dove gli attori si muovono
seguiti dalle colonne sonore importanti, scelte nel 1979 da quelli che sono stati fondatori dell'alternativa. Non cito nessuno perché saremmo in tantissimi. Io allora ero piccolino, però sono cresciuto con l'alternativa. L'alternativa è un gruppo culturale importante che ha fatto della ricerca storico-culturale il suo principio più importante, che ha portato in giro per tutta l'Italia, che ha vinto il Sipario d'Oro a Castro Reale, così come tanti altri premi ottenuti. Noi facciamo un tipo di spettacolo che va dagli antichi romani a oggi. È comunque uno spettacolo gratuito a cui tutti possono assistere, vero? Quindi diciamo, possiamo dare un appuntamento a tutti, a chi volesse assistere a questo spettacolo, un vero e proprio spettacolo teatrale. Sì, allora è uno spettacolo gratuito, anche perché non solo l'amministrazione, l'assessorato al turismo della regione siciliana, ma anche e soprattutto la popolazione sangiorgese ha partecipato per poterlo realizzare. È gratuito, chiunque vuole venire può venire tranquillamente, il benvenuto, anzi ci fa molto piacere se viene ad assistere a questa nostra rappresentazione, che speriamo, perlomeno quello che noi vogliamo fare è proiettare il pubblico alla notte più importante del cristianesimo, quella della Natività, e speriamo di riuscirci.